attualità e nazionale, fermarsi, pensare a chiacchierare un po' della città. No, c'era tanta gente, c'erano, non eravamo soli, eravamo 5-6 persone, non si è parlato di fatti specifici. Ma tanto il presidente ormai ci vediamo spesso a Napoli, noi siamo molto contenti di questa sua scelta non rara della nostra città, per noi è un motivo di grande orgoglio, percepisco anche parlando con tutte le autorità presenti a livello nazionale e istituzionale che c'è un grande interesse e attenzione per Napoli, dimostrato anche dalla scelta di Napoli. Molti mi hanno chiesto del boom culturale e turistico, questo fine settimana erano tutti rimasti, nonostante il tempo, colpiti veramente da una piacevole invasione di energia, di cultura e di viaggiatori. E anche di questo abbiamo parlato al presidente, ovviamente ho rappresentato anche sia al presidente della Repubblica che al ministro della Difesa anche la nostra preoccupazione per la vertenza Whirlpool, perché poi non si può non parlare di lavoro quando si parla d'Italia, non è un tema solo napoletano. Però credo che queste iniziative a Napoli sono molto importanti per noi, perché danno la cifra della forza di Napoli, della credibilità, dell'autorevolezza, della potenza, di come questa città è assolutamente indispensabile all'unità nazionale. Cioè, non riesco a immaginare un paese che vuole crescere, punta sullo sviluppo e anche nel cambiare rotta rispetto a tante cose che non sono andate, senza Napoli. Quindi io sono molto molto soddisfatto e grato al Presidente della Repubblica, garante dell'unità nazionale, capo delle Forze Armate, di aver voluto questa iniziativa oggi con le frecce tricolori e con tutte le donne e uomini delle Forze Armate del nostro paese. Sindaco Papani invece viene Salvini. Beh, sono uno scenario piuttosto diverso, diciamo. Non esprimo la stessa gratitudine, diciamo. Forse dell'unità nazionale, guarda che non ha venuto da ancora la pesce. Lui è un uomo che si perde tante gioie della vita. Chi sceglie il rancore non può vivere col sorriso partenopeo.